Ciao, Vicky. Ben. Ah, vedo che ti ricordi il mio nome. È brava, così mi hai imbrogliato due volte. Non sono stata io, lo giuro. È stata tutta un'idea di Jack. Jack Gilardo, l'ex poliziotto, giusto? Sì. Perché mi avete messo in mezzo? Ti prego, Dan. Perché? Per i diamanti. Tuo marito Roy Dennis era davvero un mercante di diamanti? Sì. Questo è il mese in cui portavi i campionari più importanti. Fammeli vedere. Mi dispiace, Dan. Ma sì, beh, ci potevi pensare prima, Vicky. Fammeli vedere. Quanto valgono? 18 milioni di dollari all'ingrosso. Ha organizzato tutto Jack. Come? Ha detto che conosceva un tale che veniva qui tutti i mesi da Chicago. Conosceva i suoi programmi, le sue abitudini. Lui di te sapeva tutto. E così mi avete manovrato come un bel burattino. Non vorrai uccidermi? Io sono un maniaco del lavoro. Sono talmente preso dalla febbre del successo che non trovo mai il tempo per fermarmi a riflettere. Sì, Vicky, questo sono io, guardami. E sai come spreco la mia vita? Dietro a questi. L'ultimo giocattolo. Cerco sempre di stare almeno due passi avanti alla concorrenza del mercato. Sono troppo occupato per pensare a me stesso, a mia moglie, al nostro futuro. Bene, Vicky, grazie a te e a Jack, ora sono qui, braccato dalla polizia, e se devo essere sincero, sono talmente terrorizzato che mi manca persino il respiro. Comunque, per rispondere alla tua domanda, no. Non ti voglio uccidere. Ma tu devi farmi un favore. Qualunque cosa. Devi aiutarmi a trovare Jack e poi andremo tutti e tre alla polizia. No. Sì, tesoro. Andremo tutti e tre alla polizia e tu spiegherai come Jack ha organizzato questo complotto. Non voglio finire in galera. Bene, puoi fare un patto. Tu parli con la polizia e testimoni contro Jack in cambio dell'immunità. Non accetteranno. Se sbagli, faranno un bel patteggiamento con te, va bene? Va bene? Sì, va bene, va bene, va bene. Dov'è Jack? All'aeroporto Heath. E che sta facendo? Si dà una ripulita prima di ritirarsi su un'isola? Sì,